L'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, sbarca nella città portuale di Gioia Tauro per una conferenza stampa e promuovere le idee del suo movimento Fare, accompagnato dal coordinatore cittadino Salvatore Nardi, dall'ex primo cittadino Renato Bellofiore, dal responsabile provinciale di Vibo Valentia Costantino Massera e dalla sua compagna, la senatrice Patrizia Bisinella, l'ex leghista ha le idee chiare su come fare politica in un contesto difficile come quello calabrese. Tosi prende ad esempio il suo portavoce provinciale Bellofiore, un mini tour in Calabria. Prima di arrivare a Gioia Tauro, il leader di Fare ha fatto tappa a Vibo Valentia. Flavio Tosi, un tour in Calabria, perché Gioia Tauro? Ma perché è una terra particolare che ha sofferto e soffre anche di fenomeni pesanti. Se pensiamo al sindaco Bellofiore, che si dovette dimettere lui stesso denunciando pesanti pressioni. E questo dà l'idea di cosa vuol dire le brave persone, perché poi la politica è fatta non tanto dai simboli di partito quanto dalle persone. E quello che stiamo cercando di fare è proprio andare a individuare delle persone che siano persone pulite, persone oneste, e ce ne sono, coraggiose, perché a fare politica, a fare pubblica amministrazione in contesti difficili ci vuole ancora più coraggio. Ed è giusto che i cittadini abbiano questa possibilità, perché è disperante vedere i cittadini che votano Grillo perché non sanno cos'altro votare. E quindi bisogna offrirgli qualcosa di nuovo, di diverso, che sia buona amministrazione, che sia onestà, che sia trasparenza e capacità di governo, perché qua a Gioia il problema del porto, il problema della logistica, in tanti vengono qua a blaterare, a promettere. Ci vogliono soluzioni concrete, bisogna conoscere la logistica, bisogna conoscere la portualità. Bisogna sapere quali sono gli investimenti che servono per fare il retroporto, per fare tutta la logistica integrata, per collegare meglio la ferrovia, per fare in modo che un porto che è unico in Italia, per le caratteristiche che ha, che è unico in Italia, possa essere sfruttato al meglio, perché non serve l'assistenzialismo, l'assistenzialismo fa danni, ma serve sviluppo. E quindi ecco, in queste terre bisogna portare gli investimenti mirati, perché costa molto di più l'assistenzialismo che non fare investimenti per lo sviluppo vero. Per quanto riguarda l'aspetto politico, il suo movimento guidato da lei dove si colloca? Soprattutto si sta aspettando la legge elettorale per capire di fare una cosa più grande al centro con Alfano e compagni? Ma allora, la scelta è quella del centrodestra, perché siamo nati e siamo sempre stati di centrodestra. Per quanto riguarda i compagni di cordata, diciamo, è una discriminante netta. È che non puoi stare al governo con Matteo Renzi e dirti di centrodestra, quindi non si può fare un'alleanza con chi oggi governa con Matteo Renzi. Quindi adesso valuteremo, stiamo bene anche da soli, perché comunque abbiamo un radicamento nazionale, cerchiamo di. È meglio presentarsi in maniera pulita, onesta e trasparente da soli che non, come si dice, meglio soli che non accompagnati. Poi se ci sarà uno sbarramento, adesso bisognerà capire appunto quale sarà la legge elettorale. Speriamo che faccia una legge elettorale democratica, quindi una legge elettorale che abbia uno sbarramento non insuperabile e poi soprattutto che mantenga, come adesso è, una buona base sulle preferenze, perché per 3 mandati consecutivi gli italiani non hanno scelto né un deputato né un senatore, sono stati nominati tutti dai partiti. Bisogna sperare che finalmente siano gli italiani a scegliersi i loro parlamentari, perché altrimenti succede che ti prendono uno dall'Emilia-Romagna anziché dal nord e te lo candidano in Calabria e i calabresi sono costretti a votarlo perché non lo possono scegliere. E invece è giusto che ogni territorio si scelga i suoi politici, i suoi rappresentanti, perché poi almeno gli rispondono.